Ben ritrovati ai telespettatori di Extra. In questa puntata parleremo della banca, della Veneto Banca, l'appuntamento di questa realtà, di questo istituto bancario a fine settimana è troppo importante. Si riunisce infatti in Veneto l'assemblea dei soci che dovrà decidere sulla trasformazione in società per azioni della banca, ma la vigilia è davvero molto infuocata, lo sapete, la situazione in cui versano le azioni di questo istituto ha creato molto allarmismo anche a livello locale e nelle ultime ore si è fatta interprete di questa paura, di questo timore che serpeggia anche nel Verbano Cusiossola, il sindaco di Verbania Silvia Marchionini, che oggi è nostro ospite e che vado subito a salutare. Bentornata. Grazie, buonasera a tutti. Allora, dicevamo, parleremo del caso Veneto Banca perché ci sono dei timori. Il sindaco, lei stessa in questi ultimi giorni in una conferenza stampa ha detto che è stata un po' anche sollecitata dai suoi concittadini sul tema. Qual è l'aria che si respira per quanto ha potuto constatare lei? La Veneto Banca, ex Banca Popolare di Intra, è la banca del territorio. Ci sono 6.500 azionisti nella nostra provincia, per cui è naturale che l'amministrazione della città di Verbania si interessi e segua le vicende come attenzione sia per i risparmiatori che per le imprese. Per cui noi, al di là di quanto avviene a livello nazionale, abbiamo cercato di capirne di più e abbiamo anche scritto al presidente Bolla chiedendo di partecipare e anche confermando un nostro intervento, proprio perché intendiamo raffreddare il clima, capire meglio la situazione, essere vicini ai risparmiatori e fare in modo che ci sia un futuro per questa banca, che non è in fase di fallimento, questo diciamolo subito, perché quanto si legge sui giornali e anche i media che naturalmente ripropongono il tema anche del rapporto tra il cittadino e le banche, che è assolutamente all'ordine del giorno, va poi messo nel giusto binario la nostra situazione locale. Non siamo né come l'Etruria né come la Banca delle Marche, dobbiamo costruire un futuro e l'unica strada percorribile è quella della trasformazione della banca in società per azioni, peraltro prevista da una legge nazionale, e poi la quotazione in borsa, e quindi sarà il mercato a decidere. Settimana scorsa anche l'onorevole Borghi ha fatto un'interrogazione urgente al ministro Padoan in modo che risponda su che cosa è avvenuto in questi anni, perché dalla fusione del 2007 fino ad oggi c'è stato un percorso che forse ha dei lati oscuri, perché se le azioni valevano fino a pochi mesi fa quasi 40 euro e oggi sono 7,30 euro, è evidente che gli azionisti hanno, oltre alla rabbia, alla frustrazione, un senso di disperazione e essere presi in giro. Accertare le responsabilità, se ci sono, è un primo elemento da portare avanti insieme a un processo che dia una direzione di marcia alla banca, salvaguardando il personale dipendente e realizzando il piano industriale. Ecco, anche perché poi questa, a differenza degli altri istituti di credito, era un po' considerata la banca del territorio perché arriva dalla fusione con la banca di Intra, che era la banca del territorio. Oggi credo che Veneto Banca nella nostra provincia abbia il 40% del mercato. Nelle interviste che abbiamo letto di Bolla, che anche ha confermato in una breve telefonata che abbiamo avuto, lui parla della banca come linfa vitale e che quindi diventi non tanto la banca della grandezza, come è stata forse negli ultimi anni, più dell'efficienza, quindi molto vicina ai risparmiatori, che sappiamo essere parecchi, perché l'Italia è un paese di risparmiatori, a maggior ragione lo è Verbania. Allora, deve trovare un nuovo modo di guardare al futuro, senza tenere più la polvere magari sotto il tappeto, quindi questa operazione anche di verità, in assoluta trasparenza, va fatta. Quindi noi chiederemo anche che ci sia un organismo pensato con grande pragmatismo che eventualmente accerti delle responsabilità individuali in caso di non obbligazioni secondarie, che sono un po' quelle azioni che altre banche hanno messo sul mercato rifilando un po' un bidone. Qui non parrebbe esserci una situazione di questo tipo, però forse c'è qualche azione non convertibile che ha creato delle difficoltà. Oggi leggevo sulla stampa che ci sono 50 azionisti che ricorrono all'azione giudiziaria. Credo che facciano anche bene, però ecco, questo è un elemento molto secondario.
benché per chi l'ha vissuto centrale nella propria esistenza. Ecco, entreremo nel merito della vicenda anche perché abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente dell'associazione Piccoli Azionisti della Veneto Banca e anche da lui ci faremo spiegare qual è il quadro della situazione visto da quella ottica. Cominciamo a sentire quali sono gli umori che serpeggiano fra i verbanesi. La nostra Laura Fabbri è andata in piazza e ha raccolto queste interviste. Sentiamo. Rispetto all'assemblea, no, il deprezzamento delle azioni sì, sto seguendo. C'è un po' di preoccupazione in zona, secondo lei? Penso di sì. Perché sono risparmi che al momento sono un po' andati in fumo, il deprezzamento è stato importante. Bisognerà vedere cosa decide l'assemblea, però il deprezzamento è stato importante. Ha delle persone che conosce, che hanno investito? Io ho lavorato in questa banca fino all'altro ieri, per cui ne conosco di persone che hanno investito. Non so quante erano del tutto consapevoli dell'investimento, ecco questo. Sta seguendo le vicende di Veneto Banca? Ma insomma, quello che ho letto sul giornale e basta, no, niente di particolare. Ho azionista. Ma sì, quindi le è andata bene? Sì, a me è andata benissimo. Quindi se ne parla parecchio in città? Sì, si ha paura. Vengo da Veneto Banca. Com'è il clima tra i risparmiatori? Ma insomma, io non vado a fare conferenze stampa con i risparmiatori, ho parlato con perché c'è una... La banca qui sceglie un'addetta a un certo livello per seguire i vari clienti, almeno io sono seguito, e ho chiesto io anch'io dei soldi come si chiama, in obbligazioni, e il problema sono le obbligazioni subordinate non ne ho, sapevo già di non averne, e abbiamo parlato un momentino, lei dice... Questa donna, questa persona è molto in gamba, dice sono afflitta dalle persone che vengono a chiedere cede perché la gente ha paura, e io ho detto la gente ha paura perché magari sono i sacrifici di una vita eccetera, non ha la cultura sufficiente per seguire l'evoluzione di queste problematiche qui in un paese dove troppi rubano e troppi no, e quindi insomma vuol sapere un po' come stanno le cose. È un po' preoccupato? No, per niente. Io non sono un ricco, non sono un signore, però due cosine ce le ho, no? E speriamo che vadino bene, che vadi, come si dice lì, che passi, che vadi in borsa, che vadi a sistemare le cose, tutto lì. Perché sono i risparmi di una vita. Hai capito? Ecco, questi commenti che abbiamo raccolto fra i verbanesi, ovviamente i correntisti sono spalmati su tutto il territorio del Verbano Cusio-Ossola. Allora, abbiamo raggiunto telefonicamente Giovanni Schiavona, che è appunto il presidente dell'Associazione dei Piccoli Azionisti della Veneto Banca. Da tempo è, per così dire, sulla piazza, nel senso che questa associazione si è fatta promotrice di diverse azioni. Prima fra tutti si è intestata la battaglia contro la legge numero 33 del governo Renzi, che vuole appunto la trasformazione delle banche popolari. E allora con Giovanni Schiavona facciamo il punto su che cosa, qual è l'obiettivo che persegue questa associazione, e poi ci addentriamo sugli eventuali rischi che corrono gli azionisti della Intra. Ma guardi, lo scopo della nostra associazione è quello di tutelare i piccoli azionisti in questo momento di particolare difficoltà per la banca. La nostra associazione è sorta molti mesi fa ormai e ha proprio lo scopo, quello di essere la voce degli azionisti, ma non dell'ultimo momento, e abbiamo intenzione di dialogare anche in futuro con la banca, e di avere un dialogo di tipo però propositivo, cioè noi vogliamo che la banca si confronti con noi prima di assumere le decisioni, non dopo a consultivo, e quindi noi cerchiamo di tutelarvi in questo senso. Abbiamo fatto anche delle iniziative giudiziarie come associazione per fermare questa legge, e faremo delle altre iniziative, adotteremo delle altre iniziative a tutela dei soci.
Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per Veneto Banca. Ci sono molti timori. Ci spiega quali rischi corrono e se ne corrono oggi i correntisti e gli azionisti di Veneto Banca? Guardi, i correntisti credo nessuno, gli azionisti, quelli cioè che hanno comprato le azioni di Veneto Banca pensando a fare dei risparmi sicuri, qui evidentemente questi vanno tutelati. L'origine del grave problema deriva da una legge, dalla riforma delle banche popolari che è stata fatta da questo governo con la legge 33 del 2015, con un decreto legge che naturalmente non ha dato a nessuno la possibilità di un'applicazione con un minimo di saggia gradualità. Cioè qui è stata imposta una riforma dall'alto con un decreto legge, cioè con uno strumento, una decretazione di urgenza. Io mi domando in quale paese civile si fa una riforma con decreto legge. Poi Sindaco, come sentiamo da queste interviste, le rimostranze sono diverse, no? da quello che diceva la gente in strada fino appunto alla relazione per così dire più tecnica di Schiavon che dalla sua carica appunto si addentra anche nella critica verso una decisione presa dal governo Renzi, il suo Presidente del Consiglio. Mi veniva da dire che se il governo interviene è perché interviene, se non fa nulla si richiama una forte azione. Prendere le decisioni in Italia è complesso, pertanto una riforma urgente delle banche, da cui passa anche questa legge, è assolutamente ormai indispensabile. La Banca d'Italia esiste, la Consob esistono, forse hanno avuto in questi anni un atteggiamento piuttosto leggero, no? Non, un po' superficiale. Se interviene la Banca Centrale Europea a dettare un po' l'agenda vuol dire che l'Italia ha sempre bisogno di qualcuno che ti dica che cosa fare, no? Allora se il governo ci mette anche la faccia su questa operazione e chiede finalmente di fare chiarezza, io lo valuto positivamente, piuttosto che mantenere la situazione così come oggi di attesa degli eventi, no? Noi abbiamo la necessità di sapere esattamente come sono andate le cose, ma accanto a questo guardare anche al futuro. La preoccupazione che veniva da molti sulle azioni è certo perché la Veneto Banca ha fatto in questi anni forse le operazioni un po' troppo di ambizione, no? Ma dove erano a controllarle in questo periodo, no? Quanto era avvenuto? Forse è anche il momento di mettere in atto a livello nazionale un meccanismo di informazione, di educazione finanziaria, potremmo chiamarlo così, con i clienti, oppure la banca del territorio deve ristabilire compiutamente questo rapporto con i suoi clienti. A me fa molto piacere sentire che le persone che sono andate in banca hanno ricevuto delle informazioni tutte positive, tutte molto chiare, vuol dire che il personale della banca è un valore aggiunto e anche questo elemento va messo in evidenza. Sui vertici non sappiamo, no? Ecco, adesso lei sabato sarà all'assemblea di Veneto Banca, ha chiesto di poter parlare e anche di intervenire nel corso dei lavori. Io ho avuto conferma che l'intervento della città di Verbania sarà al secondo posto, quindi credo che il primo sia il sindaco di Montebelluna che ospita appunto l'assemblea e poi ci sarà Verbania, proprio perché intendiamo dire e rappresentare la situazione del nostro territorio, che è composta come reazione ma inflessibile dal punto di vista di capire esattamente come stanno le cose e come si guarda al futuro, per cui questo senso anche di maneggiare con cura i soldi dei risparmiatori va ristabilito, ribadito e affermato. La banca credo che nel 2017 si prevede che torni ad avere utili, ha delle perdite cospicue, 1.800.000 euro, cioè, su questo Bolla dovrà dire chiaramente come stanno le cose e soprattutto noi chiederemo il piano industriale che manifesti concretamente nelle azioni il suo legame con il territorio. Ci sarà l'opportunità il prossimo anno di anche mettere in piedi le iniziative con la città di Verbania e con le imprese, perché l'economia da sempre è sostenuta, tutto il nostro territorio, piccole imprese, dalle banche. Quindi
che la banca riscopra e recuperi il suo valore originario? Allora, per il momento il primo passo che Veneto Banca si trova costretta a dover fare è quello appunto di decidere sabato in questa assemblea che si preannuncia dai toni davvero infuocati, che cosa? La trasformazione in società per azioni. Anche di questo abbiamo parlato con Giovanni Schiavone. Noi non siamo contrari alla trasformazione in SPA della banca, cioè, eravamo contrari a questa, l'assenza di gradualità, cioè all'urgenza, per noi non c'era la situazione d'urgenza, però in questa situazione messi ormai all'angolo io ho suggerito agli azionisti di votare, ai nostri associati di votare sì, cioè di votare sì per la trasformazione, perché l'alternativa è il commissariamento della banca e secondo me poi anche con grave deprezzamento, ma anche sul piano della fiducia nei confronti della banca. Oggi c'è questo problema della perdita del potere delle azioni degli azionisti di Veneto Banca. Sì, guardi però che se lei fa riferimento a quel 7,3 che è stato pubblicato lì, quello è il prezzo è il valore del recesso, non è il valore dell'azione. Sì. È un concetto diverso. Il valore dell'azione, secondo i calcoli nostri, non è a 7,3, almeno a 20, quindi questo è anche un punto di partenza più positivo per gli azionisti. E a maggior ragione dobbiamo votare per forza sì adesso. Ecco, quindi indubbiamente c'è stato un tracollo della banca che noi non ci aspettavamo. Allora, queste le parole di Schiavon sulla trasformazione in società per azione. È indubbio che la questione Veneto Banca in questi giorni si veda poi ad inserire in quello che è il dibattito nazionale che si è aperto dopo il salvataggio di quattro banche da parte del governo e poi su tutto quello che ne consegue sul dibattito apertosi sulla banca Etruria. Allora, abbiamo chiesto proprio a Schiavon di spiegarci le differenze esistenti fra la situazione della Veneto Banca e queste altre quattro banche. Sì, guardi, allora, la differenza è che probabilmente noi siamo in una regione meno protetta politicamente, se mi permette la franchezza. Ecco, intanto, primo. In secondo luogo, le altre banche sono state salvate con un fondo interbancario che è alimentato da tutte le altre banche, comprese la nostra. Cioè la nostra è in grave difficoltà e deve contribuire ad alimentare un fondo con cui salvare quelle banche che hanno fatto quel che hanno fatto, però secondo me con una colpevole mancanza di attenzione da parte di Banca Italia. Banca Italia qua ha mancato molto nella fase di sorveglianza. Quindi le altre banche sono banche che hanno problemi di tipo diverso. Il problema che ha Veneto Banca qui è il fatto che gli azionisti, parlo di azionisti, non gli acquirenti delle obbligazioni subordinate, ma gli azionisti, cioè quelli che hanno comprato le azioni per fare i risparmi della loro vita, ecco, si sono trovati ingabbiati e si trovano a non avere più nessuna possibilità di disporre di quella somma che pure è rimasta e che è diventata però illiquida. Non è che gli azionisti hanno comprato azioni subordinate, obbligazioni subordinate e cioè titoli a fortissimo rischio. Qui le banche popolari sono sempre state indicate come il salvadanaio delle famiglie. Questa era la struttura delle banche popolari, quelle che cioè la legge 33 ha sconvolto con un decreto legge. Sindaco, forse quello che ha aiutato tanti piccoli azionisti a investire proprio nella banca del territorio era proprio questo rapporto particolare, no? Che esisteva con quella che veniva identificata come banca del territorio. Però oggi si dice anche che qualcuno evidenzia in tutto questo dibattito che si è aperto che comunque questi azionisti hanno comunque acquistato delle azioni, quindi il rischio c'era comunque. Il meccanismo della paura è il più imponderabile e il più difficile da controllare.
Pertanto su questo bolla farà bene sabato e tutta la direzione della banca a ripristinare un corretto rapporto anche in maniera innovativa insieme ai clienti e ai risparmiatori, perché io sto sentendo parecchie persone che in generale sulle banche iniziano ad avere moltissimi dubbi, e se parte un clima di questo tipo poi sarà difficile rimettere in gioco tutti gli elementi, no? Quindi io mi auguro, e c'è stata anche in questo senso un'apertura positiva da parte della direzione locale, che nel 2016 ci sia una presenza sul territorio anche in manifestazioni, eventi, pensiamo al teatro di Veneto Banca e insieme all'Unione Industriali, alle associazioni di categoria, per il rilancio forte del commercio. La Banca Popolare di Intra è stata il tesoriere del Comune di Verbania per tanti anni, poi un'attività specialistica e l'ha abbandonata. Questo presupponeva anche un rapporto, no? Oggi è meno. Se la Banca di Intra, che chiuderà purtroppo due filiali a Verbania, Suna e Fondotoci insieme a molte altre, ne rimangono cinque, vuole essere qualcosa di diverso dalle altre, perché è evidente che se ne chiudono due, su Suna e Fondotoci arriveranno i competitori, perché lì l'utenza c'è, però deve dimostrare quei fatti, no? Quindi questa svolta e ripresa del proprio ruolo originario va costruita, magari non con grandi voli pindarici, ma con grande concretezza e pragmatismo. Ecco, allora andiamo a sentire l'ultimo segmento che vi proponiamo dell'intervista a Giovanni Schiavon, perché oggi c'è anche chi sostiene che appunto in qualche modo Veneto Banca negli ultimi anni, ve lo semplifico con un detto molto popolare, forse ha fatto il passo più lungo della gamba. Sentiamo cosa ci ha detto. Ma guardi, anche qui va fatta chiarezza, perché qui secondo me non è nessuno che è scappato con la cassa. Qui sono state, la situazione è a tante concause, perché deriva dagli eccessivi, l'ha detto l'altro giorno il dottor Salvatore Rossi, direttore di Banca d'Italia, ha detto che questa situazione delle banche popolari, parla della nostra, sono derivate dal fatto che c'è stata la crisi e che poi sono cambiate le regole dalla parte della BCE, e questo lo dice adesso, potevano pure dirlo prima. Indubbiamente il cambiamento delle regole improvviso imposto dalla BCE ha creato una continua rincorsa agli accantonamenti, ad accantonamenti e aumenti di capitale per a fronte di crediti deteriorati, per cui sono cambiate le condizioni e la banca è entrata in un vortice. Qui non è una, qui non si tratta, può essere che ci sia stato anche un po' di malagestio, ma qui il problema è diverso, non è come le banche, quelle quattro banche, il problema è profondamente diverso, strutturalmente diverso. Dal Veneto andiamo a Domodossola, dove un cliente della Veneto Banca oggi denuncia anche una situazione che le è capitata, ovvero negli anni passati si è trovato nel corso di un'assemblea a criticare i vertici della banca, e in tutta risposta pare a Domodossola, allo sportello di Domodossola, abbiano rifiutato di poter acquistare dei fondi di investimento. Tu ultimamente hai avuto dei problemi con Veneto Banca, perché contestando in alcune assemblee sei stato poi privato della possibilità di acquistare dei prodotti di Veneto Banca. Sì, mi è capitato che l'anno scorso, recatomi presso la filiale di Domodossola per sottoscrivere dei fondi di investimento, mi sono di fatto visto negare la possibilità di sottoscrizione per il fatto che io anni precedenti, partecipando all'assemblea della Banca Popolare di Intra, notando già delle irregolarità circa la gestione della banca, le ho segnalate. Quindi per il fatto di avere criticato l'operato dell'amministrazione sono stato punito dal direttore di Domodossola negandomi la possibilità di sottoscrivere. Tutto questo in maniera assolutamente illegale, perché le norme prevedono l'impossibilità di questo trattamento. Parteciperai all'assemblea a Montebelluna a fine settimana? Se mi riesce sì, soprattutto per condizioni di salute e considerando la distanza notevole.
Come vedi la situazione attuale in cui la clientela è abbastanza arrabbiata per quello che sta succedendo? Era una cosa prevedibile secondo te? Sicuramente prevedibile, nulla da stupirsi. Siamo ancora di fronte al bis di quanto è avvenuto in forma leggermente diversa con la Banca Popolare di Intra. In allora l'ancora di salvataggio è arrivata dalla Veneto Banca, che ha acquistato la situazione catastrofica della Intra. In questo momento non c'è invece, almeno per ora, l'acquirente di Veneto Banca. La situazione era assolutamente prevedibile. Perché? Perché se un osservatore competente avesse analizzato i bilanci degli ultimi 2 o 3 anni si sarebbe reso conto della situazione critica. Qui ritorniamo al vecchio discorso di carenza di controlli tipici nella nostra Italia e nel caso specifico da parte di Banca Italia, Consob e dei politici in generale che su questa materia ritengo debba dirsi sono molto condizionati e sottomessi ai poteri forti finanziari. Un'ultima cosa, segnali d'allarme sarebbero potuti venire nell'interesse del risparmiatore anche dal sindacato, che di queste cose visto dall'interno avrebbe potuto accendere segnali di allarme e luci rosse da qualche tempo. Sindaco Militello accennava appunto al matrimonio che c'è stato negli anni passati tra la Banca di Intra e Veneto Banca. Allora oggi ci sarà tra pochissime ore la trasformazione in società per azioni, ma non è l'unico cambiamento che attende Veneto Banca. All'orizzonte si prospetterà un nuovo matrimonio. Che notizie ha a questo riguardo lei? Ma intanto mi permetto di osservare che quanto dice Militello e anche altri risale a 8 anni fa, cioè un altro mondo. Nessuno immaginava che la crisi sarebbe stata così pungente e anche così duratura. Il deprezzamento delle azioni di Veneto Banca è in linea con quanto è avvenuto in altre banche, quindi gli azionisti della Banca Popolare di Sondrio piuttosto che della Carige, Monte dei Paschi hanno avuto magari 150. Monte dei Paschi poi sindaco, ecco. È un caso anche particolare. Qui, ecco, perché occorre sempre ristabilire le cose nella giusta dimensione. Dopodiché l'accelerata c'è ed è, lo ripetiamo, guidata dalla Banca Centrale Europea. Io condivido le critiche su un'azione piuttosto così molto labile da parte della Banca Centrale Italiana e anche della Consob. Meno male che arriva qualcosa dall'alto, per cui se le aggregazioni più ampie riescono ad avvenire mantenendo delle condizioni non di autonomia, perché quella non c'è più, però di investimento sul territorio, va bene, cioè chi resta da solo in questo mondo è destinato a perdere, no? Quindi quella battaglia noi l'abbiamo persa 8 anni fa, ormai è andata come è andata, è inutile guardare al passato, guardiamo al futuro. La Banca Centrale Europea chiede aggregazioni più ampie, il governo mette in piedi, come ha detto il Presidente del Consiglio Renzi, una riforma del sistema bancario. Questo è urgente fare, per cui in linea generale non è che difendere l'esistente sia di per sé una garanzia, no? Vediamo che cosa vorrà dire, con chi andare a allearsi e per quali progetti per quanto riguarda il nostro territorio. Ecco, uno sguardo in chiusura a livello nazionale sul dibattito banche. Lei è un esponente del PD, c'è questo fuoco incrociato sul ministro Boschi per quanto riguarda la vicenda Banca Etruria, ci sono delle mozioni di sfiducia presentate dalle opposizioni. Lei che cosa pensa? Avrebbe fatto bene a dimettersi preventivamente la Boschi? Credo proprio di no. Nel senso che non c'entra nulla, non è collegato in nessun modo. Non c'è un conflitto di interessi. Direi, da quello che ho letto io, no. A me pare di aver capito che oggi chi governa, a differenza di chi dirige le banche, è sottoposto anche a un mondo del verosimile, del raccontato che crea di per sé pressione mediatica, per cui ti sembra di essere in una condizione di difficoltà quando i fatti non sono così. Per cui massimo realismo, e sono convinta che Renzi uscirà fuori bene da questa vicenda, se come sempre e come siamo tenuti a fare tutti coloro che vengono eletti dal popolo, racconta le cose per come stanno, quindi
prendere il toro per le corna e non aver paura di quanto sta avvenendo. Secondo la coscienza pulita, come credo sia così, poi se il papà della Boschi ha sbagliato ne risponderà lui direttamente, non vedo cosa c'entri il ministro, però la strada a testa alta e la direzione di marcia sicura, senza fare delle scorciatoie. Per cui mi aspetto da parte del governo un forte investimento sul tema della riforma del sistema bancario. È urgente, è necessario e va ristabilito il ruolo specifico delle banche, che è quello legato a far fruttare i soldi e a far crescere l'economia dei territori. Allora noi continueremo a seguire tutta questa partita, a cominciare da quello che è l'appuntamento di sabato prossimo, i lavori dell'Assemblea che decideranno appunto sulla trasformazione in SPA della Veneto Banca, una riunione che da più parti viene davvero definita come infuocata e vedremo che cosa succede. Sindaco, buon lavoro naturalmente. Grazie, colgo l'occasione per anche rivolgere i migliori auguri di serene feste, di un vivo Natale e di guardare con fiducia al 2016. Credo che siamo nella buona direzione per cambiare compiutamente le situazioni e guardare un pochino più di speranza al nostro futuro. Grazie, come voi tutti l'appuntamento è fra 7 giorni con una nuova puntata di Extra. Buon proseguimento, vi lascio ai programmi della rete.